Naufragio Cutro in Calabria rimasti ventitré superstiti, ancora dieci invece dispersi. Sono 23, tra i quali 5 minorenni, superstiti al naufragio del barcone di migranti del 26 febbraio scorso a Steccato di Cutro, rimasti in Italia dopo la partenza avvenuta stamani di altre 32 persone. Altri 4 sono attualmente detenuti, tra loro un 17enne perché ritenuti gli scafisti. Tutti gli altri, in 79 si sono salvati, hanno già lasciato l'Italia. I naufraghi rimasti in Calabria dopo aver chiesto asilo sono attualmente ospitati in centri sai di Cosenza e Crotone. I cinque minorenni invece sono in una struttura crotonese. Al momento in realtà anche altre due persone si trovano in Italia, ma ancora solo per poco, visto che partiranno non appena avranno risolto uno un problema di salute e uno un problema burocratico. Oltre ai 32 superstiti partiti stamani dall'aeroporto di Crotone diretti in Germania, altri 18 se ne sono andati autonomamente dopo aver avuto la protezione internazionale. Fermati 15 scafisti ritenuti responsabili di tre sbarchi di oltre 1000 migranti. L'attività investigativa costantemente coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri, svolta dagli investigatori della squadra mobile di Reggio Calabria, del commissariato di Siderno, in collaborazione in alcuni sbarchi con personale della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, ha portato all'individuazione di 15 scafisti ritenuti responsabili dei tre distinti sbarchi del 23, 24 e 26 marzo. In particolare, il 23 marzo sono giunti presso il porto di Roccella Ionica 210 extracomunitari, soccorsi in mare dalla capitaneria di porto. Tra i migranti sbarcati, gli investigatori del Commissariato di Siderno e della Guardia di Finanza hanno individuato e sottoposto a fermo quattro cittadini di nazionalità egiziana, ritenuti responsabili della traversata. Nella nottata del giorno successivo sono sbarcati 185 migranti presso il porto di Roccella Ionica, condotti dalla Capitaneria di Porto, altri 110 presso il porto di Reggio Calabria, giunti a bordo di un pattugliatore della Guardia di Finanza. Del trasporto sono stati ritenuti responsabili quattro egiziani e tre siriani, nei confronti dei quali l'attività investigativa condotta dalla squadra mobile, dal commissariato di Siderno e dalla capitaniera di Porto ha consentito di raccogliere elementi indiziari utili a consentire il fermo ed a contestare agli stessi la violazione dell'articolo 12 e del 12 bis del decreto legislativo 286-1998 quest'ultimo inserito dalla nuova normativa contenuta all'interno del cosiddetto decreto Cutro, in quanto a seguito delle condotte delittuose a questi contestate sarebbe derivata la morte di un giovane pakistano. La nuova fattispecie delittuosa introdotta dopo il tragico naufragio è stata contestata per la prima volta dopo i fatti di Cutro che ne hanno favorito l'introduzione. Dell'ultimo sbarco di 312 persone registratosi il 26 marzo presso il porto di Roccella Ionica, dove è giunto cadavere un cittadino siriano, sono stati ritenuti responsabili alla luce delle risultanze investigative, frutto dell'attività svolta dalla Squadra Mobile e del commissariato di Siderno. Quattro egiziani, anche quest'ultimi, è stato contestato l'articolo 12 bis del decreto legislativo, numero 286 del 1998, poiché dalla condotta posta in essere derivata la morte di uno dei migliori che seppur in condizioni di salute precarie a causa del diabete, per come riferito da altri migranti presenti sull'imbarcazione, avrebbe comunque potuto essere assistito e giungere indenne. I fermati sono stati associati presso le case circondariali della provincia per i successivi provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria. Processo Genesi, chiesta la condanna per Petrini e Manna. 8 anni e 6 anni di reclusione sono le richieste di condanna formulate rispettivamente per l'ex giudice della Corte d'Appello di Catanzaro, Marco Petrini, e per il sindaco di Rende, l'avvocato Marcello Manna, imputati di corruzione in atti giudiziari nel processo denominato Genesi. La richiesta è stata fatta dal sostituto procuratore della Repubblica di Salerno, Francesca Fittipaldi. La Procura di Salerno è competente a gestire i procedimenti che vedono indagati o parte lesa magistrati del distretto di Corte d'Appello di Catanzaro. Secondo l'accusa, il 30 maggio del 2019 Manna avrebbe consegnato a Petrini 5.000 euro in contanti. In cambio, Petrini, secondo quanto è detto nel capo di imputazione, avrebbe alterato la dialettica processuale inquinando metodologicamente l'iter decisionale della Corte d'Assise d'Appello, da lui presieduta, con l'immissione di una sentenza di assoluzione nei confronti di Francesco Patitucci, difeso da Manna, imputato per l'omicidio di Luca Bruni, avvenuto a Castro Libero il 3 gennaio del 2012. Patitucci, per lo stesso omicidio, era già stato condannato in primo grado con rito abbreviato, a 30 anni di reclusione. Nella discussione, seguita dalla requisitoria del pubblico ministero, è intervenuto l'avvocato Nicola Carratelli, difensore di Manna, che ha chiesto l'assoluzione del sindaco di Rende, sostenendo le ai fatti contestati. Il processo che si sta celebrando con rito abbreviato proseguirà il 12 maggio con le arringhe dell'avvocato Riccardo Olivo per Manna e dell'avvocato Francesco Calderaro per Petrini. Inchiesta Malarinta, revocato il divieto di dimora per Sindaco Di Rende. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha revocato il divieto di dimora che era stato disposto nei confronti del Sindaco Di Rende Marcello Manna nell'ambito dell'inchiesta Malarinta condotta dalla Procura della Repubblica di Cosenza. La decisione è stata presa in accoglimento dell'istanza presentata dal difensore di Manna, l'Avvocato Nicola Carratelli. Grazie alla revoca del divieto di dimora Manna potrà tornare a svolgere le funzioni di sindaco. La mezia, operazione Svevia contro narcotraffico, 24enne, passa dai domiciliari all'obbligo di presentazione. Passa dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto dal 20 febbraio scorso, in quanto rimasto coinvolto nell'operazione denominata Svevia, Salvatore Iannelli, 24 anni di Soveria Mannelli, all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I finanziari, con il coordinamento della DDA del capoluogo calabrese, avevano dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP nei confronti di 49 indagati per associazione a delinquere finalizzate al traffico di sostanza stupefacente e altri reati contestati a vario titolo. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Il Tribunale del Riesame quindi ha ora accolto parzialmente l'istanza del legale Antonio La Russa nell'interesse del suo assistito, sostituendo la misura con quella meno afflittiva. Regione OK Giunta 14 milioni per la strada provinciale Gallico-Gambarie e Mirto Crosia-Longobucco. La Giunta della Regione Calabria nella riunione odierna ha approvato la rimodulazione del piano finanziario relativo all'asse 7, sviluppo delle reti di mobilità sostenibile. Nello specifico, con l'atto deliberativo proposto dal Presidente Roberto Chiuto, si dispone l'incremento della dotazione finanziaria con 14 milioni e 74 mila euro. Le risorse sono necessarie per garantire la regolare conclusione dei progetti della strada provinciale Gallico-Gambarie, terzo lotto. Come richiesto dal Dipartimento Regionale Istruzione, sono state deliberate su indicazione della Vicepresidente Giussi Princi le variazioni compensative inerenti alla tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale per un totale di 4 milioni e mila euro. L'obiettivo è quello di consentire lo scorrimento delle graduatorie relativo agli avvisi pubblici attività culturali 2022 per l'importo di 1.300.000 euro e eventi di promozione culturale 2022 per 3.300.000 euro. Inoltre, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, è stato istituito il comitato di monitoraggio del completamento di programmazione per lo sviluppo rurale del programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Calabria. Presentato dall'assessore alla programmazione unitaria, ambiente e tutela del territorio Marcello Minenna, la Giunta ha anche approvato il documento finale Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2021-2027 e la relazione di autovalutazione dell'assolvimento della condizione abilitante Buona Governance della S3, quale condizione abilitante al programma regionale dei fondi strutturali 2021-2027. Operagli di Calabria Verde spostati nel vivaio, Ariola, Fazio e Demasi protestano, non sono tappabuchi. I sindaci di Fabrizia e Nardo Di Pace, Francesco Fazio e Antonio De Masi hanno inviato una missiva all'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo per esprimere il loro più acuto dissenso e un triste rammarico per l'improprio ed opportunistico utilizzo che, di punto in bianco e senza preavviso o coordinamento alcuno, l'azienda Calabria Verde sta facendo delle squadre di operai, usualmente utilizzate per i lavori di manutenzione e prevenzione dei territori montani, e ricadenti nella nostra autorità amministrativa. I due sindaci ricordano preliminarmente che gli attuali operai dipendenti dell'azienda regionale Calabria Verde nacquero nel 2001 in seguito all'alluvione insoverato come operai del cosiddetto Fondo Sollievo, con il compito di mettere in atto tutte le azioni necessarie alla prevenzione del dissesto idrogeologico, delle frane, degli smottamenti, degli incendi e degli alluvioni. Aggiungendo che nel corso del tempo questo era il compito principale e primigenio, è stato sempre più ridimensionato per assecondare i crescenti compiti dell'azienda, al punto da aver visto a volte gli operai specializzati nel settore della forestazione divenire inspiegabilmente spazzini delle coste e delle marine vibonesi. Fazio e Demasi affermano che oggi si scopre senza nessuna pianificazione, preavviso o concertazione con le autorità amministrative dei comuni di Fabrizia e Nargio di Pace che per soddisfare le esigenze di manodopera del vivaio Ariola risulta necessario impiegare OIF afferenti ai cantieri di Fabrizia e Nargio di Pace, una squadra che per ogni cantiere con turnazione settimanale e bisettimanale Tale scelta è motivo di dispiacere per i due primi cittadini poiché queste squadre di operai del comparto forestale, che dovrebbero principalmente custodire e occuparsi della manutenzione e della prevenzione dei nostri comuni, le si stanno invece adoperando alla stregua di tappabuchi per svolgere compiti per i quali invece nel passato si procedeva ad apposite e importantissime assunzioni aggiuntive, come con i contratti stagionali a tempo determinato o le cosiddette 51 e 102 giornate agricole. Pertanto Fazio e De Masi ribadiscono un profondo dissenso e una formale protesta che ci si augura non arrivi a coinvolgere anche i settori della società direttamente o indirettamente interessati, chiedendo a chiunque ne abbia facoltà e competenza di invertire questo dannoso ed ingrato circolo vizioso che sta sempre più umiliando e rendendo marginali i territori montani delle preserre vibonesi. Il decreto sul Ponte dello Stretto diventa legge, 10 miliardi il costo stimato dell'opera. Il decreto sul ponte dello stretto è stato firmato dal Capo dello Stato e va in Gazzetta Ufficiale. È una scelta storica, rende noto il MIT, che apre a un'infrastruttura da record mondiale con forte connotazione green. Il ponte permetterà una drastica riduzione dell'inquinamento da CO2 e un calo sensibile degli scarichi in mare. Il costo per la realizzazione del ponte e di tutte le opere ferroviarie e stradali di accesso su entrambe le sponde, riferisce il Ministero, è oggi stimato in 10 miliardi. L'attraversamento stabile sullo stretto è stato progettato secondo lo schema del ponte sospeso. Il progetto tecnico attualmente disponibile consiste in circa 8.000 elaborati e prevede una lunghezza della campata centrale tra i 3.200 e i 3.300 metri, a fronte di 3.666 metri di lunghezza complessiva, comprensiva delle campate laterali, 60,4 metri di larghezza dell'impalcato e 399 metri di altezza delle torri. Due coppie di cavi per il sistema di sospensione, 5.320 metri di lunghezza complessiva dei cavi, 1,26 metri come diametro dei cavi di sospensione, 44.323 fili d'acciaio per ogni cavo di sospensione, 65 metri di altezza di canale navigabile centrale per il transito di grandi navi con volume di blocchi d'ancoraggio pari a 533.000 m3. ANAS, bando per lavori, nuovo tratto strada statale 106 Catanzaro Crotone. ANAS ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera commissariata per il nuovo itinerario di collegamento della statale Ionica da Catanzaro a Crotone. L'importo complessivo dell'appalto ammonta a circa 272 milioni di euro. Il progetto riguarda l'itinerario invariante in nuova sede Catanzaro-Crotone dallo svincolo di di crichi della strada statale 106 ionica VAR A allo svincolo passo vecchio della statale 106. Il bando è relativo ad un secondo lotto funzionale del primo stralcio dell'intero intervento, suddiviso in due stralci, ciascuno ulteriormente suddiviso in lotti funzionali, che collegherà Crotone e Catanzaro. Il lotto in questione, è precisamente, è quello compreso tra Crotone, Zona Passo Vecchio e il primo bivio di Papanice. Il progetto complessivo del nuovo itinerario invariante condiviso da Anas con i sindaci interessati, oggi appare un'imprescindibile ed utile infrastruttura di collegamento dalla parte sud della dorsale ionica calabrese. La nuova opera della lunghezza complessiva di circa 50 km ridurrà i tempi di percorrenza per raggiungere i due capoluoghi di Catanzaro e Crotone e collegherà più facilmente i comuni montani e costieri alle principali vie di comunicazione e alle infrastrutture di trasporto principali, oltre che ottenere un sensibile miglioramento degli standard di sicurezza. ANAS aggiudicherà l'appalto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Le domande di partecipazione digitali dovranno pervenire sul portale Acquisti di ANAS acquisti.stradeanas.it, appena di esclusione, entro le ore 12 del giorno 2 maggio 2023. Serra, i gruppi di opposizione si uniscono e attaccano. Il dissesto poteva essere evitato, causanti danni incalcolabili ai cittadini. L'opposizione serra i ranghi, prepara la costruzione di un percorso unitario e protesta contro l'operato dell'amministrazione comunale, considerata responsabile di danni economici e di immagini incalcolabili per i cittadini. Si riassume così la conferenza stampa organizzata dai consiglieri di minoranza che hanno ricostruito e commentato questa prima fase di consigliatura. Ad aprire le contestazioni è stato Antonio Procopio che ha permesso che senza confrontarsi l'amministrazione comunale a luglio 2021 ha dichiarato il dissesto. A dicembre 2022 ha spiegato entrando nel merito della questione erano pervenute 123 istanze fra quelle nei termini e quelle giunte oltre i termini e la massa passiva era stata inizialmente quantificata in 11.280.000 euro da cui sono stati tolti 5.900.000 euro. Sono rimasti 5 milioni e 300 mila euro più i residui passivi. L'Organismo straordinario di liquidazione, il Ministero dell'Interno e la Corte dei Conti hanno invitato ad attivare la procedura semplificata, che avrebbe portato ad un abbattimento del 50% e dunque ad un debito complessivo di 3 milioni e 400 mila euro. Secondo quanto ha sostenuto Procopio, l'amministrazione non ha aderito a tale procedura senza dare motivazioni e ora non si sa come procedere né quando si potrà chiudere il dissesto, mentre seguendo la procedura semplificata dal 2024 si poteva avere un comune risanato. Sulla stessa scia hanno proseguito Bioggio Figliucci che ha sottolineato che la comunità ha bisogno di risposte urgenti e Luigi Tassone che ha criticato una coalizione che in campagna elettorale ha sbandierato competenze che non si vedono e un cambiamento che in realtà è mero populismo. L'ex sindaco ha parlato di un'amministrazione in affanno, amministrativamente e politicamente incapace che per bocca del vice sindaco aveva indicato il dissesto quasi come un qualcosa di positivo. Dichiarare un dissesso per 3.400.000 euro, ha aggiunto, è un fatto grave e temo che questa amministrazione se ne possa dichiarare un secondo. Inoltre, il 28 novembre scorso, abbiamo avanzato una richiesta di accesso agli atti sulla corrispondenza fra OSL e amministrazione, ma non ci è stata data nessuna risposta. È chiaro che ormai non riescono a gestire nemmeno l'ordinario. Vittoreggio, utilizzato il suo tipico stile, ha alzato il tiro parlando di incoscienza, asserendo che non c'erano le condizioni per dichiarare il dissesto e ha proposto una riflessione sul fatto che il revisore ha dato parere favorevole a piano di riequilibrio e dopo circa un mese e mezzo ha dato parere favorevole alla dichiarazione del dissesto. Nella parte finale del suo intervento Tassone ha aperto la strada a nuovi scenari. L'opposizione, ha in particolare affermato, è vigile, responsabile, costruttiva, forte e vuole il bene della comunità. Intendiamo gettare le basi per un programma unitario e costruire una larga coalizione civica. Anche Reggio ha utilizzato la locuzione unica opposizione. Su specifica domanda volta a chiarire il significato di tali affermazioni, lo stesso Reggio ha confermato che c'è un progetto per risollevare le sorti del paese poiché la cittadina ha bisogno di persone con competenze e quindi abbiamo deciso di intraprendere questo percorso per verificare se ci sono le condizioni per creare un percorso unitario. Il concetto è stato ribadito e rafforzato da Procopio. Ragioniamo su un programma che ci potrà vedere insieme nella prossima campagna elettorale e da Tassone che ha ammesso che questa conferenza stampa ha un significato politico e che lavoriamo per costruire un programma e una coalizione partendo non dai candidati ma da Serra e dai Serresi. Per come è emerso dalla discussione questa collaborazione sarà sperimentata nei prossimi mesi, a cominciare dall'approccio a temi fondamentali come quello della sanità. Serra, Federico ribatte all'opposizione, solo superficialità sul dissesto hanno bisogno di aiuto per capire. Il vice sindaco Rosanna Federico non perde tempo per replicare all'opposizione e snocciola le cifre sulla situazione debitoria specificando le azioni intraprese. Ci saremmo aspettati che concentrando le forze premette si sarebbe potuta raggiungere una maggiore informazione sull'attività dell'amministrazione e una migliore comprensione degli atti che si pretenderebbe di commentare. Ma ahimè, mi sa che sarebbe servito, oltre che qualche atto in più, anche qualche aiutino da fuori. Per Federico, se la minoranza avesse fatto ricorso a questi aiuti, avrebbe appreso che abbiamo già anticipato formalmente all'OSL la nostra volontà di aderire alla procedura semplificata e a breve delibereremo al riguardo. Avrebbe capito che l'importo complessivo delle istanze, cioè i debiti del Comune verso terzi, sono stati sottratti i fall che ancora debbono essere restituiti allo Stato. In più, a suo avviso, avrebbe potuto comprendere che il totale della passività è riportato nella modica cifra di 7.316.000 euro, che proprio con la dichiarazione di dissesto e la prossima adesione alla procedura semplificata, questa cifra potrebbe essere ripianata con un abbattimento che l'OSL ha considerato in media al 50%. Tale operazione consentirebbe di ridurre a circa 3 milioni e 400 euro la somma con cui si potrebbero sanare i danni fatti da chi ci ha preceduto. A tutto ciò va aggiunto il contributo ministeriale, già richiesto dall'Osl per coprire parte di questo importo. Quanto all'esordio della nuova coalizione in veste unitaria, Federico ritiene sarebbe stato di gran lunga migliore se anziché adossare colpe e responsabilità a chi sta cercando di riparare i danni altrui avessero chiesto scusa ai Serresi per la grande superficialità con cui stanno svolgendo il loro ruolo di opposizione. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Ospedale San Bruno, l'allerta di Serra al centro, si sta trasformando nella tela di Penelope, non c'è nessun rafforzamento. Continua a rimanere depotenziato l'ospedale di Serra San Bruno, oggetto, secondo l'ASP di Vibo Valencia, di una riorganizzazione di servizi che però, a dispetto di quanto sostenuto, nulla a che spartire con l'assetto ospedaliero previsto dagli atti aziendali precedenti. I componenti del gruppo Serra al Centro, Cosimina Pisani, Nensi Rachiele, Assunta Bevilacqua, Bettina Rachiele, Elena Pisani e Maria Rosaria Franzè, rilevano che ci si muove a passo di gambero, con i tavoli di discussione in cui si va avanti ma nella realtà si torna indietro e portano come esempio la trovata della lungodeggenza WIC Surgery, in luogo di un vero e proprio reparto di lungodeggenza, previsto da piani sanitari e atti aziendali e mai messo in campo da management dell'azienda sanitaria vibonese. A loro avviso si tratta di un surrogato che non è certo un atto che segna un'inversione di rotta, ma conferma come nei piani alti di Via Dante a Vibo Valencia non ci sia la reale volontà di potenziare il nosocomio San Bruno, il cui rafforzamento strategico come la tela di Penelope viene fatto e disfatto alla bisogna. Un altro nodo, secondo i rappresentanti del movimento, è rappresentato dalla riabilitazione, rimasta sulla carta e ma realizzata, mentre in altre aree del Paese le strutture sanitarie di montagna sono considerate, perché volute, centri di eccellenza nel recupero riabilitativo. La turnazione degli specialisti sul territorio provinciale, così da garantire i servizi essenziali, sostengono ancora, non è stata mai presa in considerazione. La realizzazione di queste cose farebbe la differenza. E i cittadini di questo comprensorio la percepirebbero come un'attenzione reale di mantenere i servizi minimi previsti in ambito nazionale dai livelli essenziali di assistenza. Per quanto concerne la Casa di Comunità, Serra al Centro sostiene che le decisioni non sono cambiate e si continua a volerla inserire all'interno del presidio senza che venga prospettata una soluzione alternativa e strategica da chi ha il dovere istituzionale di trovarla. Continueremo a vigilare, è la conclusione, così come abbiamo sempre fatto affinché i diritti dei cittadini montani del territorio delle serre non vengano calpestati, ma resi effettivi e rispettati, così come previsto dalla Carta Costituzionale. Serra Barillari fissa l'obiettivo, riapre le sale operatorie dell'ospedale. Bisogna riaprire le sale operatorie dell'ospedale San Bruno, è l'obiettivo dichiarato dal sindaco Alfredo Barillari, che ha sottolineato come il nosocomio Serrese sia dotato di alcune sale operatorie più attrezzate della regione, che sono state inaugurate nel 2008 ma non sono mai entrate in funzione. Il primo cittadino ha precisato che la costruzione di queste sale operatorie è costata circa 850 mila euro, una cifra importante che non può essere sprecata, sottolineando che questo spreco di denaro pubblico all'epoca è coinciso con la chiusura del reparto di ginecologia e che abbiamo la responsabilità di garantire ai nostri cittadini il miglior servizio sanitario possibile e dobbiamo sfruttare al meglio le risorse a nostra disposizione. Partendo da questo assunto, Barillari ha puntualizzato di aver dato tempo e richiesto l'implementazione dell'offerta chirurgica con le figure mediche e lo staff necessario per garantire interventi con recovery in day e week surgery, ad esempio ernie e colicisti. Ricordando che lunedì scorso, dopo un ulteriore incontro con la dirigenza dell'ASP nell'atto aziendale inviato al presidente Occhiuto, sono stati inseriti 10 posti di week surgery. Questo servizio permetterebbe di specializzare la nostra struttura ospedaliera e diminuire l'afflusso di pazienti presso altri presidi. Siamo pronti, ha concluso il sindaco, ad agire per far sì che queste sale operatorie vengano finalmente utilizzate per il bene della nostra comunità e dell'intero territorio. Con impegno e serietà faremo tutto il possibile per garantire un ulteriore servizio ai nostri cittadini. Dopo vent'anni di chiusure e privazioni è ora di invertire la rotta. Paura squillace, i cinghiali si impadroniscono del centro abitato. Emergenza cinghiali a squillace. La situazione si sta facendo gravissima e insostenibile. Molti cittadini assaliti da apprensione e ansia denunciano un'invasione di ungulati in diversi punti del territorio. I cinghiali in pratica si sono avvicinati alle abitazioni. Nella zona di Santa Chiara, nel centro storico, a pochi metri dalla piazza principale della città, si aggirano una quindicina di esemplari tra grandi e piccoli che si sono letteralmente appropriati di giardini privati posti nelle pertinenze delle abitazioni. Di conseguenza i proprietari di case e giardini sono impossibilitati a godere degli spazi verdi. Una signora ha lanciato l'allarme confidando che i suoi nipotini non possono più andare in giardino a giocare, mentre un'altra donna ha reso noto che è stato distrutto tutto il lavoro di giardinaggio realizzato insieme al marito. Ma il problema si registra anche in altre zone della città e a Squilla Celido dove molti cinghiali scorazzano per le vie pubbliche. Un allarme che è stato fatto proprio dal sindaco Pasquale Muccari, il quale ha scritto una lettera alle competenti autorità regionali. Muccari, in particolare, ha chiesto un intervento concreto al presidente della regione Roberto Occhiuto, all'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, al direttore generale del dipartimento agricoltura Bruno Maiolo e al capogabinetto della presidenza della regione Luciano Vigna. Segnalo la gravissima situazione di pericolo, si legge nell'istanza, distanza, per la pubblica incolumità dovuta alla presenza di numerosi cinghiali nel centro abitato e nella zona marina di Squillace. Il sindaco richiede un intervento urgente e risolutivo del fenomeno ormai emergenziale per tutto il territorio comunale, evidenziando che grande è lo stato di apprensione e di paura che quotidianamente vivono i miei concittadini. La mezia, rifiuti abbandonati in Via delle Rose, cittadini chiedono più controlli. Cumuli di rifiuti invadono i marciapiedi impedendo il passaggio di pedoni. La segnalazione di una situazione di degrado che si protrae da diverso tempo arriva da una residente della zona di Via delle Rose a San Biase. I sacchetti di rifiuti, che se non sono rimossi immediatamente formano delle vere e proprie mini discariche, con la presenza talvolta di ingombranti, anche se vengono raccolti dagli addetti, ritornano puntualmente. Diverse le segnalazioni fatte dai residenti, secondo quanto fanno sapere alla multiservizi e al sindaco, ma questo fenomeno indecoroso si verifica puntualmente per colpa di gente incivile. Spero che si metta subito fine a questo scempio. I residenti chiedono quindi una soluzione permanente e preventiva che impedisca ai cittadini incivili di abbandonare illecitamente rifiuti per strada, creando situazioni di degrado, ma anche di pericolo per la salute di abitanti e anche dei bambini che si trovano a transitare sui marciapiedi. Mandorli in fiore al campo sportivo prosegue il progetto Staletti sostenibile. Continua il progetto Staletti Sostenibile 2022-2023, ideato dall'ex dirigente dell'ufficio tecnico Vittorio Pileggi, sostenuto dall'amministrazione comunale del sindaco Alfonso Mercurio. Nuovo step con la visita alla fioritura dei mandorli nell'area antistante e il campus sportivo. L'iniziativa ha visto la donazione di 30 piante di mandorlo donate dalla ditta Tavano che sono state messe a dimora dal consigliere delegato all'agricoltura Nicolas Voci con il coinvolgimento dei ragazzi del plesso scolastico di Via Italia che in questi mesi hanno potuto mettere in pratica concetti fondamentali sul recupero dei materiali con la consegna della ricicletta creata con il recupero di alluminio. Un strumbulu, la pulizia della spiaggia di Caminia. La fioritura dei mandorli rappresenta l'arrivo della primavera. Viene festeggiata in Sicilia, nella zona di Avola, con una vera e propria sagra per questo frutto, che rappresenta un fattore di impulso per l'economia del luogo. Un progetto ambizioso in quanto lega la pianta alla vita del bambino. Infatti, questi mandorli hanno dei cartellini con i nomi degli alunni della scuola che hanno adottato il mandorlo con il compito di curarlo e farlo crescere. Il progetto dell'amministrazione del sindaco Alfonso Mercurio di potenziare e migliorare tutta l'area con la messa a dimora di altri mandorli. Alla mattinata hanno preso parte, oltre al sindaco Alfonso Mercurio, il vice sindaco Rosario Mirarchi, l'assessore Maria Concetta Posca, il consigliere Nicolas Voci e il vicepresidente della provincia Francesco Fragomele. La seconda parte si è svolta presso la sede scolastica per la partenza del progetto Green, con la messa a dimora di semi di girasole ed alcuni orti botanici con esempi di fioriere orizzontale e verticale. Gli amici del teatro presentano la commedia Te fatiga te, te fatiga tu. Vediamo in uno stralcio e dopo il telegiornale l'integrale. Eh. Eh. Ne shieru, ne shieru. Pare con senso No, no, ancora no. Dormano, a sonno chino. A ah, sonnechine. A sonno a Ah! ah. ah eh. Che generazione, che brigogna, che brigogna, che brigogna. Che generazione che stava malevando, però la colpa è nostra. Ma che, che abbiamo cresciuti, sta bella generazione. Eh, eh, è venuto, chi ne è venuto? E' stato qui. È la praporta, la praporta. Vai a però, porta, vai Vai a poi non hai sentito niente. Ah, sì, sì, non ho sentito davvero. Chissà chi ne è venuto. L'ho raccoglita stamattina. Eh. Ah, ah sì. gli come? Sei venuta? venuto? Ah, è Tettina, già te se se No, non mi posso sedere. Ah. Io ho lasciato i guai un incio e tengo una responsabilità. Ah. Eh, se mi venuto, mi vedo. Quando domani mi avrei in linea, mm. se instegano, è Natale, venivano a una mano, ah, sempre pagando. Ah. <ride> e allora non sono sicuro, ma ho detto, ho Ma che abbondelli brutta con suo agio. capito? C'è su tutti, eh, c'è su eh, tutti. tutti. Eh. Essa verranno stata sentire a sentire la mia invece Ogni volta che mi incazzava, non gridare, un gridare che ora sentano le scuole. Ma che ne vuoi essere guaglioni Lascia le musi riposano. E, e poi, sai che fanno? Si riposano la mattina, Così sono liberi dopo mezz'ora. Ma, va, è che va in bene, mence. Che potremmo fare? Chi se l'andazzo? andasse? Che potremmo fare? Eh, va bene, mence, va. Ci avevamo pensato eh. pensare prima, oh, ma ormai è troppo tardi. Eh, oh, oh. come è eh. camminato, eh. eh. è che ma. Eh. è eh. Sanchezchi, ci occupate pure i genitori che l'avete imparato in questa maniera, i figli. Eh, voi. Dove eh, vi Ma così ne cade ah. Quasi quasi vai in mezzo un po' che è spesa. Va mm. a venire Franceschi. Eh, vieni, sa. vieni che pure te sburigi. Eh, sa c'ho se vieni, ferma che magari eh, vieni. cammina. Ma se ci voglia che navi a mangiare. Eh, ma questo tu che questo che vuole mangiare? Eh? eh? Che ti vuole mangiare? Perché possiamo pure scegliere, Fatemo eh? scegliere. Quello che te quello che te de, per me va bene tutto. Va, io, quasi quasi, mi faccio un giro. Ciao, ciao, ciao. So, come mi viene ma voglio la spesa. Che ora abbiamo fatto? Se porto pure un gatto. Eh. sta attenta, sta attenta, non mi si perde. Va, so fatto che c'è ben, quasi quasi vago. Se ti muro nasce un ricetto, andiamo alle Ha capito? Che mi portare? Portami oh, no. Porta due si capo non mi c'è passata, cazzina. No? Eh, va bene. Ugh, che cadevi. Quando sai, quando sei in quadri, ha capito? Che è già pronto, eh? capito? I soldi te li piate. Ah, davvero, vai. Che sono stona È giornata. Beh, vediamo <coughs> io. e Ma non so come ci Non è un marito. Non è un marito. Non è un marito. Non è un marito. Non un marito. Non è un Non Domenica delle Palme 2 aprile dalle ore 18.30 nel borgo di Badolato avrà luogo un evento di notevole valenza religiosa, La Passione di Cristo secondo Pietro, testo del professor Ulderico Nisticò, regia di Franco Procopio, previsti oltre 200 attori, tutti del luogo. L'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate.